Dottoressa, ci può dare un consiglio sull'internet addiction disorder, cioè il disturbo da dipendenza da internet? Certo, il disturbo da dipendenza da internet è una tematica molto ampia che cercheremo di sintetizzare. Innanzitutto si tratta di una dipendenza patologica che porta con sé una serie di sintomi come ansia, depressione, irritabilità, insonnia e anche un'alterazione del ciclo sonno-veglia. Inoltre comporta anche una serie di difficoltà relazionali, dovute proprio a un eccessivo e ossessivo uso di internet. Quando parliamo di uso di internet facciamo riferimento non solo alla navigazione sui social, chat, ma anche alla visualizzazione di filmati o anche il gioco online. Alcune statistiche hanno rilevato che le fasce di età più a rischio sono quelle che vanno dai 14 ai 40 anni. Il tutto è reso possibile. Come per le altre dipendenze, le persone che presentano un comportamento patologico tendono a sviluppare innanzitutto astinenza, quindi ansia e pensieri ossessivi relativi all'uso di internet. Poi tolleranza, nel senso che hanno bisogno sempre di maggior tempo da passare in internet per poter trarre quel senso di benessere. Inoltre c'è un disinteresse per tutte le altre attività che non riguardano l'uso di internet e tutte invece le attività anche di vita quotidiana girano proprio intorno all'uso di internet. I modelli di trattamento che prevedono l'assenza totale di internet sono poco realistici. È opportuno invece utilizzare tecniche e obiettivi che comportano ad un uso controllato di internet, anche diciamo favorendo attività alternative. Noi dobbiamo cercare appunto di trarre da internet la stessa lezione che potremmo trarre da un libro. Ad esempio, internet in questo caso è uno strumento, né buono né cattivo. Ciò che determina il suo essere buono o cattivo è dato dall'uso che ne facciamo.